Egli procedeva rasente le case per ripararsi dal vento e badava nel buio dove metteva i piedi. Istintivamente, per accorciare il cammino, imboccò la strada privata che conduceva al traghetto e che, alla fine del muraglione posto a difesa degli orti contro il fiume, si riallacciava con via Aretina. Venne così a costeggiare la casa di Viola. Quando ci si trovò davanti, alzò gli occhi e vide la sua finestra mezza illuminata e lei dietro i vetri che teneva scostata la tendina. Ella si portò l'indice alle labbra e gli fece cenno di aspettare. Il cane si era messo ad abbaiare, ma subito tacque, siccome Viola era apparsa e lo carezzava. Metello la seguì attraverso il cancello e poi la porta, il lungo corridoio fino nella camera che egli conosceva e dove in apparenza nulla era cambiato. Viola si chiuse la porta alle spalle e gli stese la mano. Lei si era cambiata, era come più bella e nello stesso tempo invecchiata. Metello non avrebbe saputo darsene una spiegazione, forse per via dei capelli che non più ondulati dai ferri e col gran rullo sulla fronte, ma tirati sopra le tempie e raccolti in una crocchia, sottolineavano l'ovale scarno del viso e le pieghe tra le narici e gli angoli della bocca, segnate come rughe. Il vestito chiuso al collo, stretto alla vita, conferiva al suo corpo il risalto di sempre. Lo stesso vi premeva il seno, ma v'era come una pesantezza, una gravità in tutta la sua persona. Erano i suoi occhi, ora anche Metello lo capiva. O meglio, la loro luce, non più ilare e tentatrice come una volta, ma quieta, assopita. Dové distogliervi il proprio sguardo e si sentì confuso. Come stai? Ella gli chiese, trattenendogli la mano. Sono contenta di vederti, ti aspettavo. Ero in farmacia a prendere i sali per il bagno del bambino quando sei sceso dalla diligenza. Non dubitavo che saresti venuto subito, stasera. Così dicendo, era andata verso la culla, sistemata al lato del letto, e rincalzava le coperte sotto la gola del bambino. Questi dormiva su un fianco, la guancia sul cuscino, succhiava le due dita di mezzo, furbescamente riparandosi pareva con l'altra mano. Cauta, Viola lo ricompose. La boccuccia rimase socchiusa, in un'espressione come imbronciata. Ella si rivolse a Metello. Ha 2 anni e 2 mesi e non mi sono ancora decisa a fargli il lettino. Egli le stava di spalle, era intimidito più che commosso e sempre più confuso. Non trovò di meglio che dire: come si chiama? Simone. È nato il giorno di San Simone. Se è vero il proverbio, aggiunse, da grande andrà pazzo per le ballotte e il vino nuovo. Aveva messo due sedie una di fronte all'altra ai piedi del letto, davanti al caldano, quasi meccanicamente, come per sottolineare e con le parole e con i gesti la propria disinvoltura. Siedi, gli disse, non ti vuoi sedere? Egli ubbidì. Lei gli fu di fronte ma vicina, lo guardava e per non sostenere il suo sguardo egli fissava le mani che ella aveva intrecciate per le dita e posava sul grembo, le stesse che lo avevano accarezzato fino ad irritarlo e che erano la sola parte apparentemente trascurata del suo corpo per via del lavoro negli orti a cui si applicavano. Ci fu un silenzio. Infine lei disse: perché non mi guardi? Se uno di noi dovesse sentirsi in colpa, dovrei essere io. Colpa di che? Egli disse. La sua voce era risuonata stranamente ebete, roca. Ma sì, che ti avranno parlato del bambino. Possibile che non ti abbiano detto che è tuo? Ora egli sollevò gli occhi e la guardò in viso. Viola gli sorrise. Poi, con un gesto vezzoso, scosse la testa e disse lentamente, persuasa: non è tuo, non è di nessuno, è soltanto mio. Nemmeno io, volendo, potrei dire chi è l'uomo che era qui con me la notte in cui l'ho concepito. Vedi, non mi vergogno. Mi sono mai vergognata? Io l'ho messa al mondo ed ora porta il nome di Alfredo. Doveva avere un nome, mi sono convinta che avevano ragione. Mi sbagliava a credere il contrario. Con tutto il mio diploma di maestra, non pensavo ai dispiaceri cui sarebbe andata incontro nella vita senza avere un nome. Il mio non gli sarebbe bastato. Ero ancora esaltata dalla felicità di averlo avuto. Non riflettevo, ma poi sono tornata in me. Per questo ho sposato Alfredo.
Non perché mi mettessero paura le sue scenate o perché quei vecchi mi minacciassero di lasciar gli orti alla chiesa. I vecchi mi vogliono troppo bene e gli sono troppo necessari affinché vivano. Lo dicevano, ma non sarebbero mai stati capaci di diseredarmi. E Alfredo, sì, mi era affezionato, ma sarebbero bastate 100 lire ogni tanto per tenerlo buono. C'era un gran silenzio fuori, come in una notte di 4 anni prima. Pareva che anche il vento si fosse placato e, malgrado il lume sul cassettone, dalla fiammella abbassata per non offendere il bambino, si vedeva al di là delle tendine e dei vetri che era uscita la luna. Egli ascoltava Viola e faceva fatica a seguire le sue parole, si trovava impacciato e non ancora riusciva a togliersi di dosso l'impressione ricevuta vedendola dietro i vetri della finestra, come di qualcuno che ti colga alle spalle di sorpresa. Disse: "Io non ti avrei fatto nessuna domanda, non avevo nemmeno l'intenzione di cercarti per il momento. È stato un caso. Mi dispiace se non ti trovi bene. Quando sono entrato mi era parso che tu fossi contenta." "Ma certo che sono contenta", ella l'interruppe. "Sono contenta e sono felice. Non lo vedi com'è bello?" aggiunse voltando la faccia verso il bambino. "Non lo vedi come cresce bene? È sano come un agnello. Fa tutto un sonno dalle 8 di sera alle 8 di mattina." Sembrò a Metello che ella sospirasse, ma di gioia, di materna commozione. O forse fu soltanto il gesto che ella fece di ergersi sul busto un istante mentre si toccava i capelli sulla nuca. "L'ho aspettato tutta la vita. Vuoi non sia felice?" E si alzò con un moto improvviso, come d'impazienza. "Tu sarai stanco", gli disse. "Ti vuoi riposare? Stenditi pure sul letto." Egli si schernì e Viola credé di intuire la ragione. "Siamo sicuri", lo tranquillizzò. "Non ci saranno sorprese." Poco dopo egli era disteso, ella gli aveva tolto le scarpe e avvolto i piedi nel piumino, gli sedeva accanto di lato sulla sponda del letto e gli diceva: "È la verità, del resto che giustificazione avrei a dire che lo facevo soltanto perché desideravo un bambino? Se dicessi questo mi parrebbe di far proprio ora il peggiore dei peccati e avrei paura che Dio mi punisse nella mia creatura. Lo sai, ora vado a messa quasi tutte le mattine. Sono proprio diventata una donna per bene. Il tuo socialismo me lo permette?" Egli sorrise, teneva la mano dietro la testa e lei continuò: "Un figlio, sì, lo desideravo fin da quando ero ragazza. Chissà non abbia scelto di far la maestra proprio per star vicino ai bambini, ma anche e soprattutto perché, non dovrei essere sincera, mi piaceva cambiare un uomo dopo l'altro come a voi uomini piace cambiare una donna dopo l'altra. Non è vero? Ora ne posso parlare senza esaltarmi, ma allora, non lo so, sempre mi auguravo di avere un bambino e di volta in volta, appena sola, prendevo tutte le precauzioni per non averlo. Ero un po' pazza, di la verità." "Certo", egli disse ed aggiunse: "Ad essere davvero sinceri, non ti ho mai capito un granché. Ma ora sono rinsavita, ti assicuro. Sarei rinsavita prima se non fosse morto il mio primo marito. Lo amavo, avevo lasciato la scuola per lui, avevo smesso di leggere dei libri per lavorare negli orti e da allora è cambiata tutta la mia vita. Ma io gli volevo bene, era mio marito. Un bambino da lui lo avrei voluto avere anche subito, ma non venne. Lui era malato, non morì come dicono i tuoi amici dell'appalto, aveva un cancro al polmone, l'hanno sempre saputo, ma gli faceva comodo di sparlare. Erano tutti omaggi che ricevevo, tanti uomini che mi desideravano. Non me ne offendevo, anzi, da quando ero rimasta vedova, forse perché ero ancora giovane, mi aveva ripreso la stessa frenesia di quando ero ragazza. Ti dico queste cose perché tu capisca con che donna avevi a che fare." Egli non le rispose, di averlo sempre saputo. Lo interessava questo inatteso e complicato e curioso discorso che Viola gli teneva. Il bambino si scompose nel sonno e andò a riordinargli le coperte, lo baciò lievemente sulla fronte. Era quale appariva, una madre vigile e serena. Cantò il primo gallo, la luna salì più alta sul davanzale. Viola tornò a sederglisi vicino e gli disse: "Giudicami come vuoi, ora sono felice. Da prima, quando mi accorsi di essere incinta e non potevo più tornare indietro, forse allora toccai il massimo della pazzia. Mi ero fissata. Diventai gelosa della creatura che mi sentivo crescere e nessuno mi sembrava degno di esserle padre, di prendersi dei diritti su di lei o di chiamarla col suo nome. Ma la verità, sai qual era?
era che mi trovavo in balia del demonio. Finì di spiegarmelo il confessore. No, non il nostro prete qui di Rovezzano, è vecchio, beve anche lui come i suoi parrocchiani. È una degna persona, ma cosa vuoi possa capire? Andai in Duomo, in Santa Maria del Fiore, e mi confessai con Monsignore. Fu lui a salvarmi. Mi spiegò perché mi stavo dannando. Mi stavo dannando perché non sapendo nemmeno io stessa l'uomo con cui avevo concepito, avevo perso la fiducia in tutto e in tutti, e mi difendevo a furia di egoismo, più egoista di quanto non fossi mai stata. Bisognava che ritrovassi l'umiltà, la fede nelle verità soprannaturali. Dovevo persuadermi che tutte le creature, prima di essere figli di un padre, di una madre, sono figli del Signore. E dal momento che un padre su questa terra, il mio bambino, lo doveva avere, perché non avrebbe potuto essere l'uomo che mi aveva avuta per ultimo e che dimostrava di amarmi? E poi mi disse Monsignore, chi ti dice che non sia proprio lui il padre carnale? Oh, io gli dissi, Monsignore, me lo dicono le date. Metteresti la mano sul fuoco? Mi chiese. No, questo no, risposi. Era passato quasi un anno e mezzo, il bambino aveva ormai più di 6 mesi, diventava sempre più difficile fare i conti. Si interruppe e siccome Metello la guardava, socchiudendo gli occhi, come per sforzarsi di seguire il suo ragionamento, tu pensi che non ero pazza prima, ma sono pazza ora. No, egli disse, penso che sei andata in chiesa e che quei preti ti hanno sistemata. Ma tu sei felice, ripeté. Ed ella di nuovo. Tanto, esclamò, la presenza del bambino mi ha tolto quegli istinti, mi ha rasserenato l'animo. Mio marito è buono, mi venera come so di non meritarmi. I due vecchi, che gli avrebbero potuto fare la faccia scura, vedono in lui come il loro figliolo. Sì, non lo dimentico, lui ha 22 anni e io, tra 4 mesi, entro nei 41. Un giorno sarò costretta a rassegnarmi e non potrò che dargli ragione. Ci sono preparata, ma finché gli basto, lui non dovrà mai dubitare di me nemmeno un istante. E se quel giorno magari mi dovesse lasciare, io c'ho sempre il mio bambino. Concluse. Poi disse: Hai capito, Metello, perché ti ho aspettato dietro la finestra e ti ho voluto parlare? Egli si sedé sul letto e disse: Tu sei stata maestra e sei istruita. Io non ho studiato, mi hanno allevato in campagna come sono un muratore. Quello che ho capito è che tu riconosci di avere commesso degli sbagli di cui ti sei pentita. Hai trovato un uomo che ti vuole bene e che ha dato il suo nome al bambino. Tu gli ricambi il suo affetto, gli sei riconoscente ed è logico che come moglie non lo potrai mai tradire. Stanno o non stanno così le cose? Ella si fece seria, lo guardò lungamente, in silenzio, ed egli si sentì imbarazzato. Vide che su quei begli occhi spuntavano delle lacrime. E ora, cosa ti metti a fare? Le chiese. Perdonami, ella disse, ti avevo giudicato male. Ti ho detto che ho studiato, è vero, ma non ho imparato nulla dai libri, come non ho ancora imparato abbastanza dalla vita. Egli si rimise le scarpe e si alzò in piedi, dandole le spalle, così come le parole gli vennero alle labbra e fosse interessato, fosse soltanto commosso, generoso, nemmeno lui avrebbe saputo dire. Ma io non ho mai lontanamente pensato che il bambino potesse essere mio. Era la verità del resto alla quale, fin dal primo momento e da 2 anni, leggendo la lettera di Moretti, egli si era persuaso. Quindi Viola si era asciugata gli occhi, egli stava per andarsene, erano sulla soglia della camera. Ella gli disse: Non hai bisogno di nulla, hai trovato lavoro? Sì, gli rispose. Domani rientro nel cantiere dove lavoravo prima di partire, sono stato fortunato. E aggiunse: Vado ad abitare in centro, anche se ci vedremo molto di rado. Rovezzano resta un po' fuori tiro. Viola lo accompagnò fino al cancello sugli orti, era l'alba e l'aria era gelida ma tersa. Cantavano i galli, si vedeva lontano il pennacchio della ciminiera. Veniva dall'Arno la voce del traghettatore. Torna in casa, egli le disse, fa freddo. Ella gli stringeva la mano, il suo volto a quella luce era acereo, sfiorito, affaticato. Il suo sguardo non esprimeva più nulla, se non una riconoscenza della quale Metello si sentiva infastidito. Ciao, egli disse, e si staccò da lei. Ciao, Viola, ripeté, voltandosi un attimo. La intravide appoggiata al pilastro del cancello che lo salutava con il braccio alzato.
Egli percorse la strada che gli era stata familiare 4 anni prima, la stessa scorciatoia, la stessa addirittura fino a Porta la Croce. Fece un tratto di corsa per riscaldarsi ed entrò nel caffè del Canto alle Rondini, che stavano aprendo in quel momento. Chiese un grappino e lo buttò giù d'un fiato, pagò e gli restarono 1,80 lire. Era quanto possedeva per ricominciare, senza un lavoro, un letto in cui dormire. Le sue condizioni non erano molto cambiate dal giorno in cui era transitato per la prima volta sotto Porta la Croce 10 anni prima. Ma c'era che 10 anni erano passati e nelle sue tasche allora vuote ballavano adesso 36 soldi e aveva un mestiere nelle mani e la capacità ora, non soltanto di reggere la fatica, ma di capirne la ragione. Mentre usciva dal caffè, per mettersi in cerca del lavoro che nemmeno quel giorno avrebbe trovato, Viola, che era di già tramontata dai suoi pensieri, nuovamente per sempre avvolta nel passato, al quale, come tutti gli uomini semplici, sani, spontaneamente connaturati alla realtà, Metello non chiedeva né di rivedere né di essergli in qualche modo di aiuto. Ricominciare era difficile, ma il pane non gli venne a mancare. Cadde la neve, come non ci si ricordava dall'anno del Granduca. E per una decina di giorni ci fu da spalare. Così ritrovò Pestelli, il vecchio amico di Betto, che aveva perduto di vista, sempre più mago, magro e fitto di rughe, ma dallo spirito allegro sostenuto dal vino che beveva. Ora non ce la faceva più a reggere i pesi, aveva abbandonato il mercato e viveva più di prima la giornata. Quando proprio non trovo da batter chiodo, mi faccio venir male. Rimango lungo disteso in mezzo alla strada finché non mi portano all'ospedale. Là dentro mangi, ti riposi, ci sono sempre dei servizi da prestare, c'è la mescita, il mezzo toscano. Ma dopo un po', anche se non ti buttassero fuori, scapperei io. Malgrado i finestroni, a me lo stesso manca l'aria, come se mi chiudessi all'ospizio, a Montedomini. Salvo mi sia. Subetto, di cui torneremo a parlare mentre spingevano la neve sotto i marciapiedi e poi la ammucchiavano, la caricavano sui carri, raschiavano il lastricato, disse: «Io penso e credo che in Arno non c'è cascato, ci si è buttato. Era una persona istruita, aveva vissuto bene, le sue idee non gli avevano portato che disgrazie e alla fine, malgrado il vino che sozzava, l'acqua gli era salita alla gola prima di quella dell'Arno. Bisogna esserci nati per resistere a questa vita. Guai se uno è in grado di fare i paragoni. Io ho 70 anni e sono contento di come sto. Non sono mai stato né meglio né peggio. L'importante è che non mi manchi il vino». Era di San Frediano. Aveva un figlio che vedeva ogni volta che la luna copre il sole. È piccina Firenze, ma lo stesso ci si può sparire. Il mio figliolo sta di casa al Ponte alle Mosse, fa l'imbianchino. C'ha la sua famiglia. Cosa vuoi, vada a rompergli? Non voglio regali a nessuno. Dormiva nel retrobottega di un cenciaiolo in via Chiara, uscio a uscio con una cantina, così si sentiva al sicuro. E fu lui ad offrire a Metello di dividere il suo letto, che era grande, perché grande gliel'avevano regalato. Conosceva mezzo mondo, non soltanto tutte le bettole, ma la gente che vi capitava e persone di un certo riguardo che una volta l'anno gli camminavano a fianco. Era stato in gioventù anche lui in bianchino e ventenne era scappato a Roma all'epoca del vascello. Ci si era incamminato a piedi ed era arrivato in tempo per le ultime schioppettate e per finire a Castel Sant'Angelo un paio di mesi, cose di cui nemmeno più si ricordava. «Cose di gioventù», diceva, «ma a quanto pare sembra si avesse ragione. Betto, per la verità, era di parer contrario e chissà, non fosse proprio lui nel vero. Comunque, Garibaldi non so come fosse stato o fosse fatto, né Aurelio Saffi né Mazzini. Dicevano che c'erano, li rammentano sempre nelle cerimonie, cosa vuoi? Io fui visto e preso. Mi avevano dato un fucile, ma fece appena in tempo a sparare mezza giornata. Ora il 20 settembre mi metto la camicia rossa e va in corteo. Capirai, è una solennità. Tu sei in divisa?
E tutti ti pagano da bere. Si ritrova più volte col Pestelli durante quel mese e non soltanto a dormire. Fecero dei traslochi. Ci fu una macchina da cucire che, ritirata alla stazione, si dovette portare in una casa del Gelsomino e 3 giorni di fila, davvero, a piantar chiodi e seminare addobbi dentro la pergola che si trasformava in un angolo di china per il veglione di carnevale. La mattina si alzava all'alba e andava a questo o quel cantiere, sempre per farsi vedere e perché lo tenessero presente in nota nel caso di bisogno. Ci tornava la sera, quando quei muratori staccavano dal lavoro, si accompagnava con loro e ci scappava quasi sempre una mescita, un giornale da leggere, una novità da imparare. Tra essi non c'era Chellini, col quale Metello si era ripromesso a lungo di intrattenersi e di parlare. Chellini si trovava a Porto Longone e ci sarebbe restato altri 5 anni almeno. A tanto lo avevano condannato. C'era stato un corteo il 1 maggio del 95. Doveva parlare Turati, venuto apposta da Milano, ma erano sopraggiunti i soldati a sciogliere il comizio e Chellini, che era accanto all'alfiere e alla bandiera per difenderli, aveva dato un cazzotto al maresciallo. Gli aveva rotto, dissero, la mascella e incrinito lo zigomo. Era rimasto libero 1 anno tra l'una e l'altra condanna. Non aveva fatto in tempo nemmeno a sposare. Di tanto in tanto si faceva una colletta per sua madre. E spesso, lasciati i muratori, andava alla camera del lavoro, spazzava la stanza e spolverava il tavolo lì del buono. Non c'era altro da fare. Era spoglia, nuda di simboli, la cittadella dei lavoratori. Là dominava al centro della parete un ritratto di Marx, dalla faccia affogata tra zazzara e barba, e sotto le parole, proletari di tutto il mondo unitevi. Ci voleva poco. Bastava si fosse in 20 e la stanza era piena. Si discuteva sulla soglia e per le scale. Del buono aveva 100 spiriti, trovava per tutti una parola. Non vi pare? La realtà era che lavoro non ne usciva. L'edilizia era in un momento di crisi. Nelle campagne c'era carestia. Andava bene per i tessitori di Prato, per i ceramisti di Doccia, che lavoravano a turni pieni. E le fonderie aprivano un secondo capannone. Ma uno si può dare un mestiere che non è il suo? Ci fu, in cotesti giorni, uno sciopero di lavoranti, fornai, che resistettero 1 settimana in mezzo all'ostilità della popolazione che diceva: abbastanza il pane rincara, ci manca che smettano di cuocerla addirittura. Quei lavoranti stamparono un manifesto in cui era scritto: il pane rincara e a noi pretenderebbero di ribassare i salari. Sappiate questo, o cittadini. Finirono per spuntarla. Riebbero quanto percepivano fino a 2 mesi prima e in più strapparono il soprassoldo della notte della domenica. Ed anche le sigaraie erano in agitazione. Pescetti apriva bocca e gli metteva addosso l'argento vivo. Una sera Metello accompagnò Del Buono che doveva tenere un comizio all'uscita della manifattura di San Pancrazio. Era già buio e la piazza illuminata dal solo lampione. Ma sufficiente perché standoci in mezzo si potessero vedere. La maggioranza era formata da gran belle figliole. Richiamati dal baccano erano accorso quegli imballatori di Via dei Federighi, i coltellinai e i facchini di Via della Spada e Via del Moro. Ci si divertivano e non potevano non convenire che avessero ragione. Le sigaraie non chiedevano aumenti, ma che i locali di lavoro fossero un po' più cristiani e vi circolasse l'aria. Nel corso dell'ultima settimana se ne erano ammalate almeno 3, e quando una arriva a sputar sangue non ci sono cure, è questione di mesi o di anni, ormai spacciata. E avevano da ridire sulla perquisizione, non sulla perquisizione in quanto tale, ne riconoscevano il diritto, ma protestavano di doversi mettere in sottoveste tutte le sere. Dove avrebbero potuto nasconderli i toscani o i pacchetti di trinciato? È giusto lì, ma non fatemi dire le eresie, se no mi viene il rosso in viso. Questa era una di loro che parlava, Miranda, una bionda dagli occhi belli e spiritati. Con la fine del mese l'avrebbero licenziata perché indisciplina, proselitismo all'odio di classe,
e scarso rendimento sul lavoro, dal momento che multe, sospensioni e ramanzine non erano servite a farla ravvedere. Non parlo a nome mio, ella gridava. Mi senta l'avvocato Bruschi dietro la finestra e lo riferisca al ministero. Su quella finestra, all'ultimo piano, si chiusero dall'interno le persiane. Non si nasconda, mi stia a sentire. Io un lavoro lo trovo sempre. So vendere in piazza, fare la treccia e imbiancare i panni. Mi troverò anche meglio, senza dipendere dal vostro lercio stato. Non poté finire e nemmeno Del Buono riuscì a prendere la parola. Si udì uno squillo di tromba e irruppero i soldati, in testa il maresciallo e il trombettiere. Fu un parapiglia, ma anche un fuggi-fuggi generale. Miranda era nel mezzo della mischia e Del Buono, a tu per tu col maresciallo, cercava di discutere. Costui lo mandò avanti con uno spintone e per riprendersi, Del Buono dové piegare i ginocchi e poggiare a terra le mani. Metello si era fatto largo, vide Del Buono così piegato e portato dall'istinto, fece per aggredire il maresciallo. Salani! Gli gridò Del Buono. Fermati, ti vuoi rovinare! Ma ad imporgli il gesto non furono queste parole la propria volontà, ma due soldati che lo immobilizzarono. Erano giovani come lui e indossavano la divisa che fino a un mese prima anche lui aveva vestito. Gli bastò accennare, ma energicamente, un moto di resistenza per trovarsi libero e poter scappare. Corse fino a Piazza Goldoni, dove si era raccolta la più parte delle sigaraie, fuggita all'apparire dei soldati. Miranda l'hanno presa? Gli chiesero e commentarono. Finisce che la mandano al domicilio coatto come suo padre, povera figliola. E Del Buono? Forse hanno preso anche lui, disse Metello. Allora cosa si fa? Pescetti a Roma. Era il gruppo delle più irresolute, delle più timide, diciamo, o meglio delle meno coraggiose lottatrici, perché erano fuggite. Ma anche ciascuna di loro, dopo le ore del lavoro, aveva una casa che l'aspettava, un fornello da accendere, dei ragazzi da smoccicare. Sul fondo di Via del Moro apparve il drappello dei soldati in colonna. Anche gli omnibus e le carrozze si erano fermati. La gente riparava sui marciapiedi. Il gruppo delle sigaraie tornò a scompigliarsi. Chi imboccò Ponte alla Carraia, chi le stradette laterali, nel gesto che essa fece per fuggire, una di costoro venne a scontrarsi con Metello. Egli la riparò e istintivamente la trattenne per una mano. Mi lasci andare! Ella gridò. Così si ritrovarono l'uno accanto all'altra sul marciapiede e poi scantonarono per il lungarno. Era una bruna, dalla gran corona di capelli attorno al capo, la fronte tutta libera e gli occhi come d'oro. Si fermarono un attimo sotto il lampione del lungarno, lontano. Il drappello dei soldati passava tra la gente. Lei sorrise. Aveva il viso sciupato, ma quegli occhi lo illuminavano. Una cicatrice, piccola ma che si vedeva, dalla fossetta sotto il naso fino a metà labbro, un po' la deturpava e un po' la illeggiadriva. Ora rideva d'aver avuto paura. Aveva i denti bianchi e fitti, uno splendore. Dimostrava 20 anni e forse non li aveva. Gli posò una mano sulla sua. «Senta come sono di accia», gli disse. Poi gli chiese. Lei è il fidanzato di chi? Non mi pare di averla mai vista all'uscita della manifattura. Ero venuto per Del Buono, egli rispose. Ah, esclamò lei e rise. E la sciocchezza che disse, portata dal discorso, li avvicinò. Sembrava Metello come dei vecchi amici. Ella disse: È il fidanzato di Del Buono! Un bel modo di rispondere. Sono un muratore, egli disse. Ah, ella esclamò: È un mestiere soggetto al tempo. Già. Ma quando si lavora? Mi immagino, lei disse. Si staccò dalla spalletta dove prima si era appoggiata e riprese il cammino. E gli disse: La posso accompagnare? Non mi pare di averle detto di andare via. Io abito in Sanfrediano. Se è anche la sua strada, se ne fa un pezzo insieme. Erano tutte sue le strade, e maggiormente quelle che portavano a Sanfrediano in quel momento. Risalirono Ponte alla Carraia e lei gli chiese: Sta da queste parti? Ma che sto in via Sant'Antonino. Allora mi accompagna proprio per farmi da cavaliere? Sorrise
e lo guardò dritto in viso. Sono una sigaraia, questo non le torna nuovo. No, egli disse, e appunto, appunto cosa? Voi sigaraie non vi fate scrupolo se vi vedono con un uomo? Male non fare, lei disse. Scesero su via dei serragli e lei disse, e quali sarebbero le sue intenzioni? Serie, glielo giuro. Bravo, egli esclamò. Erano sull'angolo di Borgo Stella, dove lei si era fermata. Mi vuol davvero accompagnare fino all'uscio di casa? Gli chiese. Mi basterebbe sapere che ci si rivedrà, magari domani sera. Ella scoppiò in una risata, lo spinse lievemente con la mano sul petto e con un tono divertito e a suo modo affettuoso, bischelaccio, gli disse. Non ci ho la fede al dito, perché l'ho dovuto impegnare. Mio marito è muratore come lei, provi a indovinare. Si è trascinato tutto l'inverno una polmonite. Ma se ci vedesse insieme sotto casa, aggiunse, anche convalescente con me, sai, le labbrate. Dico a te, ma anche a lei, sa? Lei a cazzotti ci sa fare? Metello era rimasto sorpreso più che deluso e dapprima, senza saper che dire, lei di nuovo sorrise e disse, su, non mi vuol dar nemmeno la mano? E dopo che si erano stretti la mano e lui non aveva saputo aggiungere altro che buonasera, con una dolcissima voce, ma ironica, strafottente. Buonasera, ella gli rispose, dorma bene. E finalmente, popolano e di Firenze, quale anche egli era, riuscì a far la sua ultima parola. Mai come con lei, bellona. Ella staccò la corsa. Portandosi la propria risata, scomparve dietro Piazza del Carmine. Soltanto tornando indietro, solo, scuotendo il capo tra sé e sé, risalendo il ponte, Metello si ricordò che era suo dovere interessarsi della sorte di Del Buono. Cautamente si aggirò sotto la camera del lavoro e, siccome non la vide piantonata, entrò. Del Buono sedeva sul suo tavolo, attorniato da alcune di quelle donne. E scriveva il testo di un manifestino di protesta contro gli abusi dell'autorità e per via dell'arresto di Miranda e di altre due sigaraie. Quindi si trattò di trovare i denari per stamparlo quella notte stessa, che non v'era ormai tipografia che non gli richiedesse i quattrini anticipati, almeno per la carta e l'inchiostro, anche se si trovava un tipografo animato dallo stesso ideale. Metello si frugò nelle tasche e vi contribuì con un ventino.